Bentornati a tutti. In questo sesto incontro vogliamo soffermarci di fronte alla scena della crocifissione. Da quel legno ancora scaturisce la forza dell'amore e del perdono di Dio. Ascoltiamo il brano del Vangelo di Luca. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo il popolo stava a vedere. I capi invece schernivano Gesù dicendo: «Ha salvato gli altri, salvi se stesso, se è il Cristo di Dio, il suo eletto». Anche i soldati lo schernivano e gli si accostavano per porgergli dell'aceto e dicevano: «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso». C'era anche una scritta sopra il suo capo: «Questi è il re dei Giudei». Uno dei due malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo, salva te stesso e anche noi». Ma l'altro lo rimproverava: «Neanche tu hai timore di Dio, benché condannato alla stessa pena. Noi giustamente perché riceviamo il giusto per le nostre azioni. Egli invece non ha fatto nulla di male». E aggiunse: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Gli rispose: «In verità, ti dico, oggi sarai con me nel paradiso». Il passo di Vangelo che abbiamo appena ascoltato è quello che ci racconta di Gesù sulla croce, tra due altri crocifissi come lui, condannati come malfattori. C'è anche una scritta posta sopra la sua testa che dice: «Costui è il re dei Giudei». Tra le urla di insulto ci sono anche quelle dei soldati che lo deridono partendo proprio da quella scritta: «Se tu sei re dei Giudei, salva te stesso». Insulto simile a quello delle autorità religiose: «Salvi se stesso, se lui è il Cristo di Dio, l'eletto». Le autorità religiose evitano però la parola re, che per loro è una bestemmia accostata a questo falso maestro e sovvertitore della fede. Anche uno di quelli che condividono la sua condizione di condannato lo insulta in maniera disperata. Ecco quindi la presentazione evangelica di Gesù come re. Un re davvero nudo, spogliato di tutto quello che potrebbe richiamare una condizione nobile e di potere. Gesù è un re nudo, che in mezzo al popolo viene deriso e ignorato, abbandonato dai suoi amici e discepoli, e cacciato fuori dalla città santa dove dovrebbe regnare. Ma quello che attira di più l'attenzione nel racconto di Luca e che fa apparire tutto il resto solo come uno sfondo per meglio far risaltare il centro è il breve dialogo tra Gesù e uno dei due uomini crocifissi con lui, che tradizionalmente chiamiamo il buon ladrone, anche se non è certamente buono dal punto di vista della vita, dato che lui stesso riconosce i motivi della sua condanna. Lui non vede un re nudo, ma un re vero, con un vero regno. Non vede la nudità del corpo, ma il vestito dell'amore con il quale Gesù ha sempre svolto la sua missione. Anzi, è proprio quando si è spogliato dei simboli del potere che Gesù ha mostrato di più la sua condizione divina e la sua regalità. Gesù è un re di un regno che non è fuori dal mondo, ma dentro, perché lui stesso l'ha inaugurato e realizzato. È il regno dell'amore di Dio. È il regno che si estende dal cielo fino alla terra e di nuovo al cielo, in Dio. Il regno di Gesù si è mostrato fin dalla semplicità della sua nascita, fino ad arrivare a radunare i poveri, a mostrare misericordia per tutti coloro che erano esclusi. È un regno che ha nella croce il vertice e non la sua caduta, come vorrebbero indicare la scritta sulla testa e le parole degli insulti. Gesù è davvero l'inviato di Dio, il Cristo, ed è davvero un re che governa con l'amore e che non vuole sudditi ma discepoli, amici e fratelli. Solo lo sguardo di un disgraziato, non si sa come, è capace di vedere la realtà delle cose e vede nel Cristo nudo, sulla croce, il re dell'universo.
Lo sguardo semplice come quello di un bambino, senza paura, vede Gesù e a lui si affida. Gesù non risponde agli insulti, ma solo alle parole di fede di quest'uomo e gli promette subito quello che lui chiede, e cioè di essere ricordato. Il buon ladrone, così come è stato consegnato a noi dalla tradizione della Chiesa, si ritrova crocifisso a fianco di Gesù. Sta pagando per le sue malefatte, è conscio delle sue colpe, ma si trova completamente disarmato di fronte al perdono di Gesù. Consapevole delle sue azioni, sa che ha bisogno di perdono da Dio. Lo chiede e lo accetta nella sua condizione di peccatore. La parola ricordare ha dentro la parola cuore, che per gli antichi era la sede della memoria. Ci siamo tutti noi in quest'uomo, che chiede di essere ricordato da Gesù, Re dell'universo, di essere portato al suo cuore. Il cuore di Gesù, dalla memoria infinita, porta anche noi, con le nostre piccolezze e povertà. Gesù, nudo sulla croce, riveste noi del suo amore, che ci rende meravigliosi più di ogni altro abito, ricchezza e potere. Il buon ladrone accederà al paradiso. È beato, è santo. Lui, malfattore, è la piena dimostrazione che fino all'ultimo minuto, fino all'ultimo secondo della nostra vita, c'è sempre possibilità di redenzione. Che ammirevole grandezza il perdono di Dio.